Buongiorno a tutti, a coloro che seguono l'urgenza, io sono Matteo Bortolon della Fionda, oggi siamo con il nostro amico Salvino Balzano. Ciao Salvino, Ciao a te, ciao a tutti voi. Ciao. grazie di essere qui. Adesso cerchiamo di affrontare con lui questo argomento della sindacalizzazione in vari settori, in particolare del mondo dei bancari. Ci puoi iniziare a dire, Salvino, come sei arrivato a occuparti di questa cosa, cosa cos'è che ha suscitato il tuo interesse e qual è l'importanza del tema che evidentemente tu hai sentito, no? Sulla necessità di fare un'opera di sindacalizzazione di un settore che da molti viene ancora percepito come privilegiato, ma in realtà le condizioni di lavoro a volte non sono così idilliache come si può immaginare. Com'è successo questo? Ma in realtà io sono entrato, io sono sempre stato un sindacalista, praticamente da sempre, già da quando andavo a scuola al liceo, facevo il rappresentante degli studenti, dirigevo in maniera polemica, anzi ho contribuito a fondare, dirigevo in maniera polemica il giornale del mio liceo. All'università sono stato, il direttore del giornale della sinistra universitaria, ho fatto sindacato studentesco. Diciamo con ruoli anche importanti nell'ambito del mio ateneo. Io ho studiato a Perugia. Poi, per una serie di vicissitudini, ho iniziato a lavorare come impiegato in banca. Ci ho provato qualche anno, però mi sono reso conto quasi da subito che diciamo, la mia vocazione era un'altra. E appena ho avuto la possibilità, mi sono proposto come rappresentante sindacale aziendale e da lì è cominciato il mio percorso. Peraltro, io lavoravo in un settore della banca che era quello del call center, dove c'erano moltissimi giovani, moltissimi precari, pressioni commerciali decisamente sentite e quindi la necessità di affermare un presidio sindacale forte era davvero e decisamente avvertita e quindi diciamo che ho trovato il terreno giusto per poter far germogliare questo seme della sindacalizzazione, che secondo me è preziosissimo ed importante, certo, laddove il sindacato riesce a meritarselo. Ecco, ti chiederei allora di cominciare a farci un quadro della tua esperienza, delle condizioni di lavoro che hai trovato in alcuni settori e della necessità proprio di fare un'opera di sindacalizzazione, non soltanto ovviamente per il benessere, per i diritti dei lavoratori, ma per la stessa democrazia, perché senza una tutela dei lavoratori, chiaramente i luoghi di lavoro diventano luoghi poco democratici in cui si consumano abusi, eccetera, eccetera. Quindi, se cominciamo a entrare nel merito di quali sono questi ambienti, qual è questa necessità anche democratica. Allora, anzitutto il mondo del lavoro è profondamente cambiato rispetto all'immaginario collettivo anche nelle banche, laddove spesso si pensa che, diciamo, sia il lavoro dei sogni. Alcuni diciamo, lo vedono come il grande obiettivo, no? Entrare a lavorare in banca. In realtà anche nel mondo Tipo alle bancario. poste, una volta si diceva entrare Sì, alle poste. forse diciamo, la banca è l'upgrade del Sì, lavoro sì, sì, sì. alle poste nell'immaginario collettivo. Ecco, in realtà il lavoro è profondamente cambiato anche nel settore bancario. Primo perché la precarizzazione del mondo del lavoro, magari ne parlo tra un attimo, ha toccato ovviamente tutto il lavoro dipendente privato e quindi ha avuto un impatto notevole anche nel mondo bancario. Secondo perché proprio la qualità del lavoro, la qualità della prestazione lavorativa è profondamente cambiata. Cioè noi oggi abbiamo ancora nell'immaginario collettivo l'idea del bancario che fa consulenza, è preparato, studia in base alle caratteristiche e alle esigenze del cliente, ti propone un prodotto specifico. In realtà questa banca non esiste praticamente più. Oggi è tutto affidato ad algoritmi e a sistemi di calcolo automatici. Spesso i lavoratori non fanno altro che un'opera di entry data e quindi inseriscono dati all'interno di questi strumenti software, i quali poi rispondono proponendo il prodotto da suggerire. Quindi praticamente il tuo è un lavoro da semi-automa, mi verrebbe da dire. Senza contare che poi spesso le banche portano avanti quelle che si chiamano campagne prodotto e quindi praticamente tu per un periodo di tempo non devi far altro che proporre lo stesso identico prodotto a chiunque entra all'interno della filiale, quindi che sia la pensionata, il pensionato, che sia la manager o il manager, devi proporre sempre la stessa cosa con uno schema di lavoro estremamente alienante. Questo per chi lavora nelle filiali.
Ma poi ci sono tanti altri lavori come coloro i quali devono fornire assistenza in back office, coloro i quali sono addetti al call center, e qui si sviluppano tutta una serie di altre dinamiche, pressioni commerciali pesantissime, pervicaci, al limite del burnout, misurazione di qualsiasi aspetto legato all'attività lavorativa, misurazione quantitativa anche, quanto tempo sei al telefono, quanto tempo passa tra una telefonata e l'altra, se hai proposto un prodotto durante la telefonata, se il prodotto che hai proposto è in linea con i prodotti già posseduti al cliente, oppure se è un prodotto di qualità superiore e quindi più remunerativo per la banca. Se non hai fatto una proposta commerciale, devi dare una spiegazione all'azienda. Tutto questo in tempi estremamente limitati e contenuti. Quindi, come vedete, come giustamente peraltro anche altri autori hanno scritto, la catena di montaggio con i suoi percorsi e le sue caratteristiche di alienazione in realtà oggi si ripropone anche in altri ambiti e nell'ambito dei servizi, nell'ambito impiegatizio. Questo per quanto riguarda lo specifico di questo lavoro, ma in realtà i problemi sono di tutto il settore del lavoro dipendente, perché voi dovete immaginare che oggi il lavoro è profondamente precarizzato. È precario perché sono precari i rapporti di lavoro. Pensate all'esplosione del lavoro a tempo determinato, pensate all'esplosione del lavoro interinale, pensate allo stage che ancora oggi si fa fatica a far passare il messaggio che non è un contratto di lavoro, ma solo un contratto di formazione. Invece ormai è acquisito che chiunque voglia entrare in una grande azienda debba prima sottoporsi a questo massacro dello stage, quindi del lavoro gratuito o del lavoro con rimborso spese. Questa è la precarizzazione del rapporto di lavoro. Poi abbiamo la precarizzazione nel rapporto di lavoro, perché con il Jobs Act è stato liberalizzato il controllo a distanza, o quantomeno si è, come dire, picconato un istituto che era l'articolo 4 dello statuto che quantomeno arginava il fenomeno. Si è liberalizzato il demansionamento. Ormai in Italia il demansionamento è assolutamente liberalizzato, con un'attuale protezione che è addirittura meno tutelante di quella del 1942. Pensate un po' qual è lo stato della normativa in materia di demansionamento. E poi c'è il famoso istituto della reintegra in caso di licenziamento illegittimo, picconato dalla legge 92 del 2012 a firma Elsa Fornero, che oggi è consulente economico di questo governo, lo ricordo in ogni circostanza, e dal Jobs Act di Renzi. Quindi oggi in questo paese è legalizzato il furto del lavoro, perché se una cosa ti viene sottratta in maniera illegittima, praticamente ti viene rubata. E se tu non hai diritto a chiederla indietro, vuol dire che abbiamo legalizzato il furto del lavoro, il furto del pane. E siccome un lavoratore o una lavoratrice precarizzata a questo punto tenderà ovviamente a non partecipare perché è soggetta alla ricattabilità, soggetta all'estorsione e alla ritorsione, meglio, da parte del datore di lavoro evidentemente non affezionato alla sua partecipazione, è chiaro che questo incide, e torno a quello che dicevi tu, sul paradigma democratico, sui luoghi di lavoro. E siccome la nostra Costituzione affida la sua anima democratica al lavoro, perché fonda la Repubblica sul lavoro, oltre che obbliga la Repubblica stessa, lo Stato, alla rimozione di quegli ostacoli che impediscono la partecipazione dei lavoratori alla vita democratica del Paese, ecco che un contesto come quello che vi ho descritto incide profondamente nei rapporti di forza, nelle dinamiche di potere e finisce con di fatto recidere quel rapporto profondissimo che c'è tra lavoro e democrazia, alterando evidentemente anche l'anima democratica del Paese. Certo, una cosa di estrema importanza. Quindi anche la tutela sul posto di lavoro in questi ambienti è importante e quindi la sindacalizzazione, secondo te, può ottenere dei risultati anche a livello di vertenze, a livello di tutela dei diritti, no? Cioè è una battaglia da intraprendere. Assolutamente sì, guardate, io mi rendo conto, oggi il sindacato versa in una condizione di profonda impopolarità, ma questo non perché l'attività sindacale è inutile, questo perché molti sindacalisti, non tutti, ma io mi riferisco soprattutto ai vertici delle grandi organizzazioni sindacali, non meritano il titolo di sindacalisti, e questo è il problema che noi oggi abbiamo in questo paese. Però non è dell'attività sindacale. Chi cianciava di rappresentanza diretta sui luoghi di lavoro non capisce nulla delle dinamiche del lavoro. Nel lavoro si declina un rapporto di forza, per definizione, dove c'è una parte forte che è il datore di lavoro e una parte debole che è il lavoratore.
soltanto un corpo intermedio organizzato e costituito da lavoratori coesi può fronteggiare in maniera efficace la forza straripante del datore di lavoro, a maggior ragione oggi, dove siamo in un contesto come quello che vi ho descritto, un contesto nel quale la condizione di precarietà dei lavoratori è così profonda. Non si può fare a meno del sindacato, sarebbe folle. Il problema è come viene svolta l'attività sindacale. Cioè, io ho visto luoghi di lavoro trasformarsi grazie all'attività sindacale. Io ho visto contesti lavorativi dove i lavoratori venivano chiamati mentre erano in bagno. Io ho assistito a queste scene, dove i responsabili bussavano al bagno per richiamare i lavoratori per dirgli di fare pesto. E queste sono situazioni che sono state completamente spunte. Le condizioni di lavoro sono ampiamente migliorate, e questo grazie all'attività delle rappresentanze sindacali. Ok? In tutte le organizzazioni sindacali ci sono bravi sindacalisti, in tutte le organizzazioni sindacali ci sono sindacalisti come si deve, che ogni giorno lottano e si impegnano per migliorare le condizioni dei loro rappresentati. Il problema spesso sono i vertici. Uno, perché in molti casi sono asserviti. Due, perché in molti casi non hanno la minima consapevolezza di che cosa succede sui luoghi di lavoro, spesso non li frequentano da una vita, non parlano con le lavoratrici e i lavoratori da una vita, e quindi non si rendono conto di quelle che sono le dinamiche in atto. E poi perché ci sono, dal mio punto di vista, delle evidenti zone d'ombra nei rapporti tra la politica e il sindacato, in questa fase poi sono massimamente evidenti, che rendono molte iniziative vane. Cioè, io credo che quello che stiamo vivendo in questa fase sia veramente surreale. Io lo dicevo in un'altra circostanza recentemente, è impossibile che un governo piaccia in egual misura alle associazioni datoriali e alle associazioni sindacali. È impossibile, perché o è davvero il governo dei miracoli, il governo guidato dal Messia, oppure non è possibile che il governo Draghi piaccia in egual misura a Bonomi e a Landini. C'è qualcosa che non quadra, perché se a Bonomi, la faccio semplice, se a Bonomi e a Landini piacciono le stesse cose, vuol dire che o Bonomi ha smesso di rappresentare le imprese, o Landini ha smesso di rappresentare i lavoratori. C'è poco da girarci attorno. Il fatto che nel paese non persistano interessi contrapposti tra classe lavoratrice e datore di lavoro, soprattutto quelli che svestono i panni del datore di lavoro per vestire quelli del padrone, è un'utopia, non è credibile. Il rapporto di lavoro è fatto di interessi contrapposti. Questi interessi contrapposti devono trovare un equilibrio, e questo equilibrio si trova mediante il conflitto, entro ovviamente i limiti costituzionali, però mediante il conflitto. Pensare che un governo piaccia in egual misura al sindacato e alle associazioni datoriali è semplicemente ridicolo. Quindi vedere la fotografia di Draghi che viene acclamato da Confindustria e che poi parallelamente viene abbracciato da Landini, e questo mi lascia perplesso. Peraltro, visto che si parla di Landini, io ricordo ancora una volta, perché l'ho ricordato veramente in decine di circostanze, ma io credo che sia fondamentale farlo ancora, che in un'intervista che trovate su YouTube, che Landini ha rilasciato alla Gruber nel 2014, Landini definiva il Jobs Act quale forma di schiavitù legalizzata. Definita in questi termini: schiavitù legalizzata. Allora io ancora una volta domando cosa possa esserci di peggio per un sindacalista che la legalizzazione della schiavitù. E quindi domando, visto che quelle norme sono pressoché intatte, ancora vigenti, perché Landini non chiede al governo un'abrogazione, un superamento di quelle norme, invece che preoccuparsi dell'arrivo dell'orda fascista? Okay? E lo dico da antifascista. Io credo che in questo momento Landini dovrebbe avanzare questa richiesta al governo. Quindi, tra le varie transizioni che con questo miracoloso PNRR riusciremo ad operare, quindi quella, che ne so, ecologica, quella digitale, eccetera, eccetera, che ci rilanceranno sul podio delle grandi economie mondiali, magari potremmo chiedere anche un po' di transizione sociale, come l'ha chiamato in un recente convegno Damiano al quale ho partecipato. Non sarebbe una cattiva idea. E soprattutto il sindacato tornerebbe a meritare la stima, il sostegno e l'amore che i lavoratori, è giusto, gli riservino. Certo. Bene, adesso dalle condizioni dei luoghi di lavoro e dalle vertenze nel micro siamo un po' passati a un argomento più generale, quindi ci stiamo incamminando verso una riflessione su come questi temi si debbano incarnare in un soggetto politico, in che misura debbano costruire un profilo programmatico, un nuovo
soggetto eventuale che si Certo. ponga non in maniera equidistante fra Confindustria e lavoratori, ma verso i lavoratori come un suo referente sociale. Ma prima di entrare su questo, io ti chiederei un passaggio anche breve sullo smart working. Tu hai scritto un libro che si intitola Contro lo smart working, in cui critichi molto fortemente, soprattutto nella sua dimensione, come dire, più di promessa liberante, no? Quando tu dici in realtà la cosa non è necessariamente così bella, insomma, bisogna vedere. Ti chiederei di fare una riflessione su questo tema, se la promozione dello smart working possa favorire una disintermediazione che in qualche maniera strozza l'attività sindacale, perché io se sto tutto il giorno a casa e i colleghi non li vedo più, non vedo più nessuno, non parlo più nessuno, sono soltanto in contatto con il mio responsabile, in quel caso è chiaro che si fa più fatica, no? Tu vedi un pericolo di questo genere per la promozione di queste nuove tecnologie, nuove modalità lavorative? Ora è evidente, Matteo, che avendo io scritto un libro sullo smart working, se dovessi parlare di smart working potrei parlare 2 ore. Quindi diciamo che provo a fare davvero una pillola. Il problema del mondo del lavoro è come il mondo del lavoro oggi viene raccontato, anzi uno dei tanti problemi del mondo del lavoro è come oggi il mondo del lavoro viene raccontato. Cioè spesso il mondo del lavoro è oggetto di una vera e propria propaganda. Cioè, il mondo del lavoro che noi leggiamo quotidianamente sui giornali, tranne quando abbiamo casi eclatanti di cronaca, in particolar modo i morti sul lavoro, anche se pure lì, viene raccontato, diciamo, in maniera assolutamente difforme da quel che è nella realtà. I vari miti, non so, dobbiamo eliminare l'articolo 18 per attirare i capitali, per rilanciare l'economia, flexicurity, quindi flessibilità e sicurezza sociale, la possibilità figa di cambiare lavoro. Monti diceva che il posto fisso era noioso, Renzi diceva che lottare per l'articolo 18 equivaleva a voler inserire il gettone nell'iPhone. Cioè, il mondo del lavoro è oggetto di una narrazione, di una propaganda veramente indegna, veramente ficcante e assolutamente mendace. Cioè, il mondo del lavoro che ti raccontano non esiste. Io mi sono reso conto che tra tutti i fenomeni che riguardano il lavoro e che vengono raccontati in maniera distorta, lo smart working rappresenta veramente l'apice, una delle punte di massima distorsione e di massima proprio divaricazione tra la realtà e il racconto. E se voi vi prendete la briga anche di andare a guardare sui miei social, ne ho pubblicati a decine e decine di articoli, di giornale assolutamente surreali attorno allo smart working. Ve ne dico alcuni: smart working dal mare, smart working dalla montagna, smart working dalla piscina. Poi tu, sono appena finite le ferie, sei andato al mare, in piscina e in montagna e non hai incontrato uno smart worker. Smart working dal Duomo di Milano, addirittura un articolo di Repubblica, vi invito a cercarlo. Con lo smart working potrete lavorare dal Duomo di Milano a fianco alla Madonnina. Ancora, lo smart working dipinto come la risoluzione ad ogni problema esistente. Problema del traffico, smart working. Conciliazione tempi vita lavoro, smart working. Problema dell'ambiente, smart working. Addirittura ho letto dello smart working come risoluzione al problema della solitudine degli animali domestici. Siamo arrivati a scrivere articoli di questo tipo. Io, peraltro, vivo con un gatto da 15 anni, quindi figuratevi se non sono sensibile a queste istanze, voglio dire. Però dipingere lo smart working diciamo, ricorrendo a questa narrazione è semplicemente grottesco, è semplicemente ridicolo, soprattutto perché spesso nasconde un'assenza di intervento da parte della politica e dello Stato nella risoluzione di alcuni problemi. Ancora, me ne vengono a decine, smart working per ripopolare i borghi fantasma, south working, cioè smart working per rilanciare l'occupazione del meridione. Io a 18 anni ho dovuto lasciare Cerignola, la mia città in provincia di Foggia, con le lacrime agli occhi in un regionale per andare a studiare fuori. E siccome so quanto si soffra nel dover lasciare la propria terra per crearsi un futuro altrove, trovo veramente offensivo che soprattutto una certa parte di, io la definisco sinistrucola, il nostro direttore la definisce sinistramma, io preferisco questa espressione, sinistrucola, una certa parte della sinistrucola tende a caldeggiare e a rilanciare.
Allora, lo smart working andava raccontato in maniera differente, andava raccontato cercando di mettere un pochino più a sistema la realtà e la narrazione. Ecco perché ho scritto questo libro. L'ho fatto per esigenze di democrazia, l'ho fatto per esigenze di verità. La realtà è che lo smart working crea molti problemi dal punto di vista individuale, se normato, già da prima, ma a maggior ragione oggi, si è inteso come nuovo paradigma ordinario e generalizzato di prestazione lavorativa. Mi riferisco a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, dove acuisce addirittura le differenze piuttosto che appianarle, come l'articolo 3 citato stabilisce, dove crea povertà, dove aumenta in maniera spropositata il lavoro, a parità di retribuzione, eccetera, eccetera, ma crea anche grosse problematiche di natura collettiva, politica e sindacale, perché allontana le persone e finisce con, diciamo, recidere anche gli ultimi lacciuoli di comunità del lavoro che sono presenti nel nostro paese. Ecco, questa è una panoramica generale. Chiudo dicendo, lo smart working, se normato e quindi se risolti alcuni problemi che preesistevano alla pandemia, può essere uno strumento interessante, se assunto come paradigma marginale, residuale. Invece no assoluto, a prescindere ad uno smart working inteso come nuovo paradigma ordinario e generalizzato di prestazione lavorativa. Ho capito, perfetto, ci hai dato un quadro abbastanza sintetico, però direi completo, poi chi vorrà approfondire leggerà il tuo libro come io naturalmente ho fatto. Grazie. Commenterei soltanto, se, non so se sei d'accordo, ricordandomi di quell'autore che diceva, quando qualcuno cerca di imporvi qualcosa con delle parole in inglese, state sicuri che sta per mettervelo nel di dietro. Concordo, Questo era Massimo concordo. Fini, lui usava un termine un po' più crudo, però insomma. Perché Sì, l'ho intuito. poi la traduzione è lavoro agile, no? Dicono Certo, una volta. certamente. Smart working, vabbè. Comunque, andando avanti, riprendendo quello che tu hai detto prima, dicendo quello che deve fare Landini e quello che sarebbe un profilo di rivendicazione di diritti un po' meno collaborativo, che sicuramente si presume sia una caratteristica dei sindacati che si impegnano davvero per i diritti per dei loro iscritti e di tutti i lavoratori in realtà, ma diciamo che la contrapposizione alle politiche mainstream e al governo in carica richiede prima di tutto, oltre al sindacato, anche un soggetto politico, no? Un partito. Quindi ti chiederei tutto quello che hai detto, secondo te, in che maniera dovrebbe o potrebbe contribuire al profilo programmatico di un eventuale nuovo soggetto che voglia veramente lottare per il mondo del lavoro, che voglia veramente venire incontro alle necessità oggettive dei lavoratori e della difesa necessaria dei loro diritti? Cosa, insomma, come la vedi questa cosa? È una domanda difficilissima perché è una cosa che ci sta su cui ci stiamo interrogando tutti da tempo, anche all'interno della nostra rivista è vibrante, diciamo, la discussione attorno a questi temi, una discussione sacrosanta perché senza potere e senza conquista del potere non si risolvono i problemi, su questo non c'è ombra di dubbio. Allora, prima di tutto ti dico che secondo me è chiaro, per come la vedo io, quello che ti ho detto dovrebbe essere al centro del programma politico, del soggetto politico che eventualmente si facesse carico di queste istanze. Ora, il problema è che mi rendo conto possa apparire assurdo, ma oggi i più pericolosi avversari del mondo del lavoro sono a sinistra. Questo, che piaccia o meno a chi ha una visione tradizionale della politica e chi vi parla viene da quel mondo, cioè, quindi figuratevi se mi fa piacere dire una cosa del genere, ma oggi i più pericolosi, i più secondo me anche subdoli e meschini operatori che remano contro il mondo del lavoro sono a sinistra, in particolar modo nel Partito Democratico. Questo io lo dico con estrema chiarezza, ok? Quindi oggi il partito più pericoloso per il mondo del lavoro è il Partito Democratico. Certo, qualcosa anche Forza Italia, ma insomma sono la stessa cosa. Azione, quell'altro di Renzi che non mi ricordo nemmeno come si chiama, insomma è tutta la stessa roba.
alla fine, stringi, stringi, ci sono divisioni che non hanno, diciamo, una rilevanza politica. Italia viva, Italia viva, direi. Italia, Italia viva, Italia Sì. viva, che francamente penso che Quindi dall'esito elettorale uscirà. ora fra me e te penso saremo in cinque a conoscerlo in tutta Italia, quindi Ma abbiamo. peraltro, permettimi la freddura, penso che dalle elezioni, dalle prossime politiche uscirà più morta che viva, quindi diciamo che è un Chiaro, problema chiaro, che si chiaro. pone. Ecco. La destra è la destra, la destra è la destra, la necessità sarebbe certamente quella di pensare a un terzo polo. Un terzo polo che, come dire, si faccia portavoce di una nuova istanza populista. E che per me populista è una bella parola, non è una brutta parola, è che rappresenti le istanze degli ultimi, dei subalterni, delle nostre periferie sociali. Come la costruisci questa forza politica? Io francamente non lo so, certo, servono, l'ha detto già in altre circostanze Giominello Prederossi, ha perfettamente ragione, servono fondi, servono strutture, serve una classe dirigente, serve una leadership. A proposito della leadership, io ho un'idea mia, cioè io non mi rifarei a figure, diciamo, mediatiche o che abbiano già avuto esperienze, perché la mediaticità non è tutto, cioè l'esposizione mediatica e la capacità, diciamo, di attrarre l'attenzione e di dare visibilità è certamente qualcosa. E va considerata e va certamente presa in considerazione, ma da sola non serve assolutamente a nulla. Noi abbiamo bisogno di una figura che sia mediatica, ma questa mediaticità si può costruire col tempo, con pazienza, mi rendo conto, non è facile, ma allo stesso tempo abbiamo bisogno di contenuti, abbiamo bisogno di consapevolezza, abbiamo bisogno di coscienza e questa, diciamo, non è una cosa che puoi costruire dall'oggi al domani. Mettendoti attorno a una figura che magari ha qualche follower in più, altrimenti potresti prenderne una per un'altra, potresti prendere Fedez, potresti prendere la Ferragni, potresti provare a costruirla anche attorno a queste figure. È chiaro che sarebbe ridicolo. E noi abbiamo bisogno, certo, di mediaticità, di capacità in termini di visibilità mediatica, ma abbiamo bisogno anche di struttura, abbiamo bisogno di contenuti. Poi guarda, io credo un'altra cosa. Io credo che in questo momento storico noi abbiamo bisogno di una politica netta. Cioè, oggi noi siamo in una fase nella quale i politici parlano e non si capisce quello che dicono, non si capisce che cosa vogliono fare, perché sono tutti schiavi del sistema neoliberista nelle sue attuali espressioni, ma chiaramente non lo possono dire e devono lasciare intendere di essere, come dire, amici del popolo, amici dei lavoratori e delle lavoratrici del paese. Quindi noi alla fine, se tu analizzi, abbiamo una politica confusionaria, come diceva Edoardo, è una citazione alla quale sto ricorrendo spesso in questi giorni, nell'arte della commedia, la confusione è uno strumento dei potenti, no? Per massimizzare il loro potere, per tenere sotto il tacco gli ultimi. E noi abbiamo bisogno invece di una politica chiara, che su ogni tema dica chiaramente che cosa vuole fare, che su ogni tema dica chiaramente che cosa per essa è giusto e che cosa per essa è sbagliato, in maniera netta, inequivocabile. In modo che chi ascolta possa capire se quel politico e quella formazione politica possano essere in grado di rappresentare determinate istanze. Se non facciamo questo, e allora se tu ti rifai magari a un politico che non si capisce se vuole staccare certi cordoni o non vuole staccarli, è chiaro che è tutto finito e non si va da nessuna parte. Per me dobbiamo costruire. Ho capito, ho capito. Beh, nel mese scorso comunque c'è stata la manifestazione sulla GKN che ha avuto una Sì. grande risonanza a livello nazionale. Fra l'altro, nella mia città, io abito a Firenze, quindi io sono andato e ho visto un grande fermento. Cioè, mi sembra che su quella vertenza si sia creato un bel fermento in molti ambienti, poi con una presa di posizione forte sulla decolocalizzazione in generale, non rispetto solo alla loro istanza singola, ma a tutte le delocalizzazioni come fenomeno generale. Ecco, secondo te questa lotta ci spinge un po' e potrebbe portare a costruire una sponda di qualche genere che ne recepisca i contenuti su quella singola vertenza, su quelle singole rivendicazioni?
Allora, noi oggi siamo in una fase, secondo me, nella quale abbiamo delle istanze chiare, perché tu citi Firenze e GKN, e ovviamente a quella piazza e a quelle persone, a quella gente, io esprimo la mia più totale vicinanza e comunione di intenti e solidarietà. Poi c'è Trieste, che sta scrivendo una pagina, secondo me, memorabile nella storia della lotta del lavoro in questo paese. Gente che sta lottando per tutti noi, per l'affermazione di principi di costituzionalità democratica. E che cosa succede? Succede che dalla gente, dal popolo, si alzano queste istanze. I corpi intermedi volgono la testa dall'altro lato o addirittura provano a schiacciare, a mettere sotto il tappeto queste iniziative. Ecco che se noi riuscissimo ad ascoltare queste persone, se noi riuscissimo a creare dei canali di espressione, un corpo intermedio che possa essere un sindacato, ma meglio ancora un'organizzazione politica che sia in grado di ascoltare queste persone, di portare, di coordinarle in piazza, di proporsi anche all'opinione pubblica per provare a scrivere una narrazione differente. E quindi a provare a conquistare il potere, perché è chiaro che il potere, detta così, lasci perplessi molti, ma senza il potere, ripeto, non si fa nulla. Senza il potere è mero orizzontalismo, come lo ha definito qualcuno. Se noi riusciamo a fare tutto questo, è chiaro che possiamo provare a cambiare le cose. È chiaro che qui c'è una sfida epocale davanti, perché dall'altro lato c'è tutto il nostro non io. Cioè, dall'altro lato stanno tutti insieme, sono tutti compatti. Parlo della politica, parlo dei più importanti funzionari dello Stato, parlo del Presidente della Repubblica, parlo dell'Europa, parlo della finanza internazionale, parlo del Fondo Monetario Internazionale, parlo della Banca Mondiale, quello che sono tutti insieme, è tutto lì il fronte antagonista al mondo del lavoro e alle persone. Quindi è chiaro che chi ambisce a cambiare le cose ha davanti a sé una sfida epocale, ma non provarci, o comunque non rifletterci, o non sostenere iniziative, ripeto, come quella di GKN, ma anche come quella di Trieste, sarebbe certamente sbagliato. Ho capito. Quindi, insomma, alla fine finiamo con un po' di speranza, nel senso che ci sono, hai citato Trieste, io ho citato Firenze sulla GKN, ci sono mobilitazioni che in qualche maniera forse alla fine ci stimolano e diciamo la partita non la possiamo dare per persa, e quindi su questa nota, credo un po' ottimistica, penso possiamo abbastanza chiudere. E, grazie a te, al tuo intervento, grazie a tutti coloro che seguono l'urgenza e se rimanete con noi, ciao! Grazie a te Matteo, grazie all'urgenza e grazie a tutti coloro i quali hanno ascoltato l'intervista.